Mentre udite la campana qui di Cassina Ferrara che suona a morto, io sono qui al Parco Lura e mi rivolgo a voi per trattare un tema importantissimo sotto il profilo di ciò che deve aiutare la nostra vita nel tentativo di comportarci in modo sapiente. L'argomento in questione è la fede messa in relazione alla ragione. La Chiesa Cattolica da sempre sostiene che occorre la fede e non seguire una ideologia. Perché, a giudizio della Chiesa, la fede, che sia l'unica forza che debba sostenere la vita, questo concetto non è una bella idea, non è a sua volta la peggiore delle ideologie. Infatti è una pura idea che la fede da sola salvi. C'è la fede tua che ti salvi se è la fede giusta, ossia quella riposta nel vero. Gesù lo disse quando e tutte le volte operò dei miracoli e fece capire che il miracolo non era la conseguenza di un gesto prodigioso fatto da Gesù, ma il fatto che la persona di fronte a Gesù aveva avuto la sua fede, quella giusta, e la fede giusta di costei o di costui stava proprio nel fatto di avere creduto a Gesù. Ora, questa non è una garanzia che totalmente sia secondo ragione che seguire Gesù porti al successo, perché Gesù lo disse: se voi aveste tanta fede quanta ce n'è in un granellino di senapa, voi direste a quell'albero: sradicati di lì e trapiantati in mezzo al fiume. Chi ha tanta fede? Nessuno, perché che io sappia, nessuno oggi è in grado di dire a un albero: togliti di lì e spostati al centro del fiume. Nessuno, a meno che non arrivi il momento in cui ci sia tanta conoscenza di tutto ciò che accade nella natura e siano talmente potenti gli strumenti di costui che, avendo fede nella verità di tutte le condizioni, abbia la fede negli strumenti giusti per sradicare quell'albero con delle gru, con delle opportune macchine e trapiantarlo in mezzo al fiume. La fede nel vero è l'unica cosa che ottiene il miracolo. È un vero e proprio pregiudizio che la fede da sola salvi, se per salvezza si intende il risultato concreto di qualcosa che accade grazie alla propria fede. Ma è anche vero che la fede salva quando
essendo il compito umano quello di fissare ciascuno in se stesso dei valori, chi ha fede in alcuni valori e li fissa in se stesso, compiendo quello che è il compito di ciascuno di noi, creare di se stesso un uomo grandioso, onesto, che abbia tutte le virtù della capacità, della fede, della modestia, ogni virtù, che abneghi se stesso a favore del bene degli altri. Insomma, quello che si intende un uomo stupendo, simile a Dio. Ecco, la fede, che seguire questo valore, che fa di te una grande persona, una grande anima, è quella fede che salva, perché poi ti porta a credere e a sperare e a vedere realmente che tutto questo ti accade. Questo è ciò che veramente sta nelle nostre possibilità. Fare di noi stessi quelli che seguono i giusti valori. E i giusti valori quali sono? Non sono insensati. Non sono e non devono essere quelli che ti dice una persona autorevole e che tu segua anche se non li condividi. Una fede di questo tipo non è riposta bene. Perché? Anche se è ragionevole seguire chi vedi capace e dici che egli è più capace di me, dunque se lo fa lui, io devo fidarmi a quello che mi dice lui, mi sono rivolto proprio a lui come mio sostegno, come mio avvocato e io gli credo, questa fede è ragionevole, non è una fede cieca, non è una fede in una persona che si segue così. Sei uno che ha dei problemi di tipo economico e ti rivolgi ad un avvocato e credi che ti possa aiutare? Certo, questa fede ti aiuta, ma non è una fede che tu possa considerare una ideologia. È un giudizio che la fede, quando è poggiata su delle verità concrete, allora non è ideologia, è una fede comprovata. L'ideologia è proprio questa. Avere l'idea per conto suo che la fede salvi a prescindere da quale fede sia. Ripeto, Gesù lo disse, la tua fede ti ha salvato. Dunque bisogna avere fede nella verità. E Gesù di se stesso disse, io sono la via, la vita e la verità. Ma messi di fronte al fatto che la ragione, la verità, seguire la filosofia, sembra seguire una ideologia, messa di fronte a questa idea strampalata, la stessa fede cattolica ha ridotto la verità, che in Gesù Cristo è una delle tre autonome virtù, la verità, l'ha resa un sottoprodotto della via della vita, per cui è solo la via della vita che porta alla verità. Invece la verità ha il diritto autonomo, come ce l'ha all'interno di una entità, una e trina, ciascuna delle tre virtù, della via, della vita, della verità, detta da Gesù. Perché se la cosa detta da Gesù come vera, la tua ragione non la riconosce vera, tu perché ti rivolgi a Gesù? Per la fede nel taumaturgo? In uno che non ti dice la verità e tu non segui la verità che ti è detta dalla tua ragione, ma segui chi ti aiuti per meriti suoi? No, Gesù non vuole aiutarti in questo modo,
ti dice: amico, la tua fede ti ha salvato, ma la fede tua nel fatto che io sia veramente la verità. E se tu segui veramente me, sapendo e credendo di seguire veramente la verità, allora sì, accade ciò che tu desideri, che la verità diventa il tuo valore e tu ti riempi di verità. E la verità in cui credi ti salva, perché la verità che porta Gesù Cristo è verità di salvezza dell'anima, non una verità che ti porta a conseguire dei successi reali nella vita. La vita è messa in sottordine, è meglio perdere la vita se per possedere la vita tu perdi l'anima. Quindi il valore dato da Gesù è il valore dell'anima, e la cosa più importante che l'anima possa seguire è la verità. Quando la verità giunge a riconoscere la via della vita di Cristo come ciò che è da seguire, allora va bene. Ma se voi seguiste Gesù Cristo non perché ha detto il vero, ma per tutte le cose grandiose che egli ha fatto, e allora dovete rileggervi quelle parti del Vangelo in cui egli disse: verrà un giorno in cui molti faranno più miracoli di quelli che ho fatto io. E il giorno è questo. I miracoli fatti da Gesù, una tantum, sono fatti oggi in ogni studio, in ogni sala operatoria. Quando a un uomo che sta morendo perché c'ha un cuore sfasciato è messo dentro il cuore di un altro, o un cuore addirittura artificiale. Ecco, quando a un uomo rimasto senza gambe vengono date delle gambe artificiali, e poi abbiamo con questi strumenti persone che corrono, addirittura fanno le gare, li vedete? Questi arti artificiali che sono messi agli zoppi, che corrono a velocità superiore alla tua, che hai tutte e due le gambe. Vedete, il tempo di questi miracoli oggi è tale che se uno credesse a Gesù Cristo perché ha fatto i suoi miracoli e perché è risorto, e è apparso risorto solo ai suoi, per cui la vostra fede potrebbe anche dubitare del fatto che sia vero, perché quando una cosa appare solo unilateralmente a chi la difende, può anche sembrare ragionevolmente un inganno. Sono solo i credenti in Cristo che ti dicono che Gesù è risorto. Tutti coloro che non credevano in Gesù in quel tempo non lo videro risorto. San Paolo, quando era non Paolo ma Saulo, non lo vide risorto, non fu convinto. Perché? È perché la sua fede si poggiava su ragioni opportune per essere credute. Quando Paolo diventa un credente, quando assiste di persona a eventi tali che ragionevolmente doveva mutare fede, perché se non usava la ragione sua per correggere la fede ebraica in lui in fede cristiana, non sarebbe stato ragionevole. Ma purtroppo la fede dei cristiani è così malata. Dice: se la fede in Cristo si poggiasse sul fatto che Gesù ha ragione, ma che merito più ci sarebbe nell'aver fede? Come se tu avessi un grande merito in Gesù Cristo perché credi nelle cose che ti ha detto, anche se sembrano non essere quelle vere. Insomma, una fede del genere verso Gesù, perché ti dice delle cose che a te non sembrano vere, che non credi vere, ma credi vere solo perché l'ha detto Gesù, ecco, questa non è una vera fede. Questa è una ideologia che pone la fede
come pura idea a base di ciò che è giusto, santo e buono. Lo è, ma solo quando è vero. Perché se per caso tu credi in quello che ti ha detto Gesù, non in modo ragionevole, ma perché vuoi seguire questo che ti dice Gesù, sperimenti poi all'atto pratico il vivere secondo onestà, il vivere secondo la giusta creazione di ciascuno, di un se stesso simile a Dio, ecco, allora la conseguenza è che per pura virtù del disegno di Dio che ti ha fatto fedele in Cristo anziché fedele in un altro. La fede, solo quando è la fede giusta, quando è la fede secondo ragione, solo allora è una fede che ha i giusti meriti per essere una fede giustificata e non sciocca. Ogni cosa sciocca può anche essere utile. Ripeto, tu per ragioni che sono stupide puoi fare un'esperienza che è vera esperienza di salvezza, ma se segui una ragione stupida potresti fare esperienze che sono tutt'altro. Quanti ragazzi, semplicemente mossi dalla curiosità, si sono poi trovati drogati in maniera irreparabile? Facciamolo, è una prova, poi posso tornare e smettere quando io voglio. Ecco, non è ragionevole una fede se non è una fede verso ciò che ti salva, in tutto. E chi ti salva in tutto? Certo è Gesù Cristo. Se per caso il disegno di Dio ti ha portato a Lui, tu poi fai esperienza di salvezza. Per questo Gesù disse, la tua fede in me ti ha salvato. Ma perché Gesù è secondo ragione. Gesù ha ragione. Il fatto è, purtroppo, che tanti che hanno fede credono di avere meriti a essere cristiani perché credono nelle cose che dice Gesù e che sono irragionevoli.